di misantropia questa. Lei è ancora arrabbiato con me per la storia del rinoceronte. Quale storia? Del rinoceronte, ma è sordo? Io non è che odio me, mi sono indifferenti, ecco. Oppure mi fanno uno schifo, ma quasi mi vengono in mente i piedi. Io li schiaffo. Io lo sa che non cercherò mai di intracciarne la via, eh. Va bene, io me lo sempre dritto, dritto di scopo. Lei si deve calmare, perché io credo che stia passando una vera crisi morale. Prima, con l'abito mi sentivo di sasso, ora anche il pigiama mi ha vestito. Ma la pelle! La pelle è più cuoio! È più robusta, resiste meglio di intemperie! Lei è sempre più verde! Ah, le abbiamo dei colori! Le allucinazioni! Ha di nuovo bevuto! Ma no, ho bevuto ieri, oggi assolutamente no, io lo assicuro! E cosa è successo a Beppo allora? Beppo? Non l'ha sentito di Beppo, è diventato un rinoceronte! Cosa è successo a Beppo? Io ho appena detto, è diventato un rinoceronte! L'aspetta di scherzare! Faccio blu! Mi diverte! E mi lasci respirare! Mi lasci respirare! Ma pure diritto, no? E chi le dice niente? Caldo! Un momento! Vado in bagno a rinfrescarmi! Per me deve essere una febbre! E così è diventato un rinoceronte, eh? Si è mascherato! Si è mascherato! Ma le garantisco che sembrava proprio una cosa seria! Beh, comunque sono affari suoi! Non può averlo fatto apposta, il cambiamento è venuto contro la sua volontà! E se l'avesse fatto apposta, eh? Se l'avesse fatto apposta! Ma amico mio, cosa dice mai? Come può pensare che... E se l'avesse fatto apposta, forse il signor Pezzo è diventato un rinoceronte, volente o nolente, tanto di guadagnato per lui! Sì, io ci credo, ma non credo che sia una cosa normale. Ah, lei si è sempre male dappertutto. Se a me fa piacere di essere rinoceronte, tanto di guadagnato per lui, che c'è di strano? Ma probabilmente non ci sarà niente di strano, ma dubito che quel cambiamento possa avergli fatto piacere. Ah, perché no? Ma è difficile da spiegare, ma mi sembra chiaro, ma guardi. Lasci respirare. Che fa? Lei è sempre più verde, a vista d'occhio. Lei ha ancora la mania dei colori. Ah. Lei ha bevuto un briacone. No, bevo. Stai attento. Jean, lei sta perdendo la testa. Dove va Jean? Jean, si vada a rilassare un attimo. Momento. Mi guarda. Dobbiamo ricostruire le basi della nostra esistenza. Dobbiamo ritornare più morti. Che cosa dobbiamo fare secondo lei? Ah, lei pensa che la nostra vitalità sia forse meglio? Ma no, guardi, questi animali hanno una filosofia che io ritengo sia incompatibile con noi umani. Ma sarà di valori che non possiamo abolire. Ne vogliamo tutto? No! Saremo meglio! Ci sono voluti secoli di umana civiltà per costruirla. Ma amico mio, cosa crede mai? Le sarebbe davvero interessante diventare un rinoceronte per lei? Ah, la morale, la sua morale, bella, bella roba la morale! Sì, è qualcosa... Ne ho abbastanza della morale! Dobbiamo costituirla con la natura! La natura? Sì, la natura è il tuo leggi, la morale è contro natura! Sì, lei lo deve sostituire, la legge morale con la legge della giungla! Sì, faremo meglio! Ma in fondo però nessuno di noi vuole andare a vivere nella giungla, eh! Ah, e perché no? Caldo, caldo! Ma che fa? Gian, lei sta perdendo la giungla! È là che tornerò! Gian, sì. Calma! Ti schianterò! No! Ti schianterò! Attento! Gian, ti deve calmare! Era un bagno! Oh mio! È diventato un rinoceronte! No! Che succede qui? Aiuto! Polizia! Portinaio! Certo, quando ti serve un portinaio non c'è mai! Portinaio! Oddio, rinoceronti dappertutto! Rinoceronti dappertutto! Ah, eccolo un altro! No! No!
dove andare. Un intero razzo di rinoceronti in mezzo alla strada. Occupano anche le panchine. Che bestiaccia. E poi dicono che il rinoceronte è un animale che vive in solitudine.